voglio fare un applauso al sottosegretario Sileri che è diventato papà. Per la seconda volta mercoledì è nato Michelangelo, secondo figlio. Grazie. Stava dicendo, bella, è un'emozione grande. Sì, sì. Abbiamo ripetuto la prima emozione, non si dorme la notte, voglio dire. Ormai infatti hai detto che hai dormito un'ora. Sfido la scuderia Ferrari nel cambio dei pannolini, perché ormai sono uno da una parte e uno dall'altra. La notte si passa a cambiare pannolini, però va bene. Però è bello, visto che adesso sì. Parleremo della situazione, soprattutto per quanto riguarda in India, che la situazione sta precipitando. Ministro, però ti vedo, stai cambiando anche look con questa nascita del secondo bambino. Baffetto e barbetta alla D'Artagnan, che succede? Non ho avuto il tempo di farmela, sono sincero. Non ci posso credere, sei anche un po' scapigliato. Ma no, così. Io ho mia moglie, voglio dire, ha fatto il cesareo, i punti e le cose. Uno che fa 17 kg, l'altro che fa 3,5 kg, uno lo prendi, uno lo posi, uno piange, l'altro attacca. Infatti mi hai mandato una foto del piccolino appena nato, appare che bello grasso, quasi 4 kg e pieno di capelli. È pieno di capelli, il padre li perde e lui, lui invece... Però sì, direi che è un dramma in questo momento. Allora, insomma, a me piace anche entrare nella vita privata, no? Perché poi al di là dell'aspetto politico... Se volete ve lo porto. Stiamo parlando, magari, mi piacerebbe, ma insomma è anche bello poi sapere... Esattamente come sono le vite. Richiedi, a te non lo chiedo perché i tuoi figli sono grandi, no? Sono due, sono o anche grandi, tu sono entrambe. Qualche sorpresa. No, sono ragazze, non che io sappia, ecco. Sono due ragazze che vivono a Londra e quindi sono ormai autonome. Il problema pannolini l'abbiamo superato, però me lo ricordo come un periodo veramente difficile. Allora, andiamo avanti. Intanto grazie sempre di bella disponibilità che ci date. D'altra parte, questo segmento di Domenica In è seguitissimo, vuol dire che il pubblico ancora ha bisogno di sapere. Allora, una notizia bella, siamo arrivati a più di 500.000 vaccinazioni al giorno. L'avevate promesso, il generale Figliolo l'aveva promesso, tu me l'hai promesso qua. E devo dire che la parola è stata mantenuta e questo è un grandissimo passo in avanti. Vedo già collegato Alessandro Sallusti, direttore del Quotidiano. Ecco qua il giornale. Buongiorno. Abbiamo cominciato in allegria, direttore, parlando auguri. Di... Auguri. Lo vedo un po' distrutto però, devo dire, il ministro oggi. Allora, 500.000, ce l'abbiamo fatta. Siete soddisfatti per alcuni aspetti, poi ce ne sono altri invece? Sì, le dissi che saremmo arrivati a 500.000 per la fine di aprile, primi di maggio. È chiaro che ci siamo, adesso è un numero che va mantenuto e possibilmente incrementato. Ora per il mese di maggio sono attese sicure 15 milioni di dosi, potranno a mio avviso essere di più, come sono state di più quelle di aprile. E quindi il 500.000 di dosi sarà mantenuto, ma dobbiamo spingerci anche a qualcosa di più. È evidente che più dosi arrivano, più puoi farne nell'arco della settimana. Si parla di 1 milione di dosi al giorno, perché questo è stato detto. Certamente, considerando il computo delle dosi che devono arrivare nel terzo trimestre, scalando quelle di aprile e considerando... che CureVac ancora non ha un'approvazione, potremmo avere 15, 17, 18 milioni di dosi per il mese di maggio e verosimilmente anche 30 milioni o qualcosina di più per il mese di giugno. Questa è la programmazione nel trimestre, ormai non è più un trimestre perché mancano 2 mesi, quindi se hai 30 milioni di dosi in un mese è chiaro che fa 1 milione di dosi al giorno e qui è diciamo, il numero al quale noi tendiamo con il numero di dosi crescente che sta arrivando. Che le disomogeneità che vi erano si stanno limando sempre di più e vi è una omogeneità, diciamo, non dico totale, ma abbastanza completa in Italia. Cioè, come diceva il professor Richeldi, sono 4 milioni gli over 80 che hanno avuto già una dose di vaccino, 3 milioni e mezzo coloro fra i 70 e i 79 anni e sta crescendo anche la quota fra i 60 e i 69. Il che significa che stiamo andando, almeno con le prime dosi, poi è chiaro che con AstraZeneca per vedere i numeri crescere dovrei aspettare 10-12 settimane perché diciamo, la seconda dose è molto più avanti nel tempo rispetto a Pfizer o Moderna. In più si sta usando anche Johnson & Johnson, come previsto, era stato temporaneamente bloccato, le dosi stanno arrivando anche di Johnson & Johnson dove vi è solo una dose necessaria e quindi le cose stanno andando nella giusta direzione.
Ma c'è sempre un po' di diffidenza da parte dell'opinione pubblica, dei cittadini, per quanto riguarda AstraZeneca e Johnson & Johnson, proprio perché ci sono stati purtroppo, dei blocchi, dei fermi e varie polemiche. Purtroppo sì, ho visitato recentemente un centro di vaccinazione a Milano. C'era una signora che stava andando via, la quale non voleva AstraZeneca, una signora anziana peraltro, adesso spero non si offenda, però diciamo che rientrava nella categoria di AstraZeneca. Ho parlato con lei un quarto d'ora, alla fine si è convinta, sono tornato a fare il medico per qualche minuto, ma alla fine è tornata indietro e si è convinta di fare AstraZeneca, quindi credo che non sia stato un singolo caso, un qualcosa di occasionale, quindi ha visto Sileri, si è avvicinato a Sileri, ha parlato con Sileri, credo che purtroppo sia ancora troppo comune in alcune aree del paese. Sì. Vado da auguro che adesso proprio il vaccino sia allargato davvero a tutti, si parlava addirittura che per AstraZeneca e forse anche Johnson & Johnson qualche regione dice noi lo diamo a tutti, al di là dell'età, cominciamo dai fragili, dai 18 ai 45, è vero? Che queste è chiaro persone che si possono presentare? Quando hai completato diciamo la categoria sopra i 60, o meglio coloro che vogliono vaccinarsi, poi a mio avviso, ma credo che anche il generale Figliuolo abbia detto la medesima cosa, apri la vaccinazione a tutti, chi vuole si va a vaccinare, così non è nemmeno il problema delle prenotazioni, esatto, delle file e quant'altro, le organizzi ovviamente, ma apri la prenotazione. Ci sono ancora delle categorie che dovrebbero essere fatte secondo me prima, che sono coloro che lavorano nella catena del freddo, coloro che lavorano nella grande distribuzione. I supermercati, esattamente. Io, le cassiere dei supermercati, chi lavora, io guardi, ogni volta che vado al mio supermercato, le persone che lavorano lì, ormai ci conosciamo da anni, mi dicono Mara, ma noi quando saremo vaccinati? Loro stanno veramente a contatto col pubblico. Guardi, io ne ho parlato, sono molte settimane che sto spingendo per questo, ne ho parlato sabato con il direttore generale della programmazione, della prevenzione Rezza, e anche con Figliuolo venerdì. Vediamo adesso se si può dare un impulso, anche perché se le aziende hanno il loro medico all'interno e sono già organizzate per le vaccinazioni, diventa tutto molto più semplice e agevole. Io voglio... Allora, abbiamo visto, sono arrivati, no, dei passeggeri, 23, con 10% era contagiato, si parla anche di qualcuno che da lì compra per 20-30 dollari, 20-30 euro, un certificato dove risulta negativo. Insomma, c'è una situazione, secondo me, di emergenza per quanto riguarda, avete bloccato gli aerei, però insomma qualcuno poi arriva, soprattutto sono arrivati dei passeggeri che adesso non si trovano più, è cominciata la ricerca. Insomma, noi dopo un anno e mezzo che cerchiamo di stare attenti e dopo aver visto quello che è arrivato anche qui da noi, ci vorrebbe forse, no, un po' più di rigore con queste persone che arrivano dall'India, no? Sicuramente, diciamo, molto è stato fatto, già il blocco dei voli è molto, così come il controllo di coloro che erano autorizzati a rientrare. Qui serve l'aiuto anche delle comunità locali che vivono in Italia, le quali ovviamente serve supporto e chiaramente serve il loro supporto verso di noi per poter controllare coloro che magari sono arrivati e non hanno fatto un test, sono arrivati più di 10 giorni fa o hanno delle situazioni di infezioni nell'ambito familiare, o che non hanno rispettato la quarantena. Cioè, vi sono tante possibilità, magari non è stata rispettata la quarantena, però quella persona non ha avuto sintomi e qualcun altro a valle che magari era già presente in Italia. Ma ci vogliono controlli severi, servono, perché adesso andiamo da Giovanna serve una strategia che metta in campo anche l'azione degli altri paesi europei. Torniamo sempre allo stesso problema che abbiamo vissuto il 31 gennaio dello scorso anno. Serve un'azione comune europea, perché è vero, come diceva la dottoressa Botteri, che possono prendere dei voli e sostare in un altro paese, ma quel paese può essere proprio la Germania, può essere la Francia, può essere il Belgio, può essere anche un altro paese asiatico, a dire il vero, anche se è molto più difficile, perché lì i controlli in quasi tutti i paesi asiatici sono quelli che attua la Cina.
serve un'azione però generale. Sentito, Giovanna Botteri, 22 giorni dentro una stanza e con l'allarme alla porta, come apriva la porta scattava l'allarme. Questo accade in però molti altri paesi. Però lì non ci sono morti e praticamente il virus non circola, non c'è più. O meglio, circola diciamo con dei numeri che sono... Che ne pensi? Sì, nel senso che, non per rispondere al direttore Sallusti, servirà tempo per uscirne, perché anche se noi raggiungiamo un 70% della popolazione che intende vaccinarsi immunizzata, e poi abbiamo dei paesi dove la popolazione supera il miliardo di abitanti e non riescono a proteggerli tutti, perché è anche molto difficile produrre 2 miliardi di dosi per 1,3 miliardi, a dire il vero, di popolazione. Ci sarà sempre un serbatoio virale nel mondo dove altre varianti potranno generarsi, e quella variante che si genererà lì non necessariamente sarà cattiva e quant'altro, ma darà quella preoccupazione che a noi rallenterà quella che è la rimozione di alcune misure, vedi la mascherina o altro. Ma noi che abbiamo fatto il vaccino, Ministro, noi saremo destinati a fare il vaccino, come ha detto Richeldi, come il vaccino influenzale che si fa ogni anno, noi saremo destinati poi a fare il vaccino contro il Covid ogni anno? Saranno gli scienziati a dircelo, è verosimile che sarà così, anzi la cosa sarà più così. Probabile è che verrà fatto un pan vaccino, cioè un vaccino che andrà a coprire tutte le varianti esistenti e che quindi avrà una triplice o una... vedremo quante saranno le varianti. Ci saranno questi vaccini per ma tutti? Ma è inevitabile, perché che sarà così. I medici che l'hanno fatto a dicembre, no? Il 27 dicembre abbiamo visto, c'è stato il primo vaccino in Italia che è stato fatto in varie parti, qui a Roma, allo Spallanzani. Chi l'ha fatto a dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, a giugno lo deve rifare? Al momento no, perché il vaccino che è stato prodotto con l'idea e diciamo la sicurezza dagli studi di una copertura di un anno. Perché si parlava di 6 mesi, vale però, a dire... Però è chiaro che diciamo il monitoraggio degli anticorpi o gli studi che vengono fatti in itinere dopo la vaccinazione ci diranno, guarda, devono rifarlo, oppure chissà, magari ci sarà una variante per la quale sarà necessario fare una terza dose che è un po' diversa dalle altre due dosi fatte. Per far capire in maniera semplice a chi sta a casa, e se capisco io, capiscono tutti, dovremmo fare il sierologico, l'esame del sangue per vedere quanti corpi abbiamo dopo 7-8 mesi. Non dovremmo farlo tutti. Sarà diciamo il monitoraggio. Chi me lo dice a me che devo ripetere il vaccino? Nel nostro caso il buon servizio sanitario nazionale che vigila su ognuno di noi. Però mutuiamo l'esperienza inglese, hanno iniziato prima di noi a fare la vaccinazione. Non stanno rifacendo le triplici dosi o quant'altro, ancora no. Anzi, stanno ancora beneficiando di quelli che sono stati i risultati della singola dose. Ma loro hanno cominciato con AstraZeneca, io loro sto parlando Pfizer, Moderna. Loro hanno incominciato un mese e mezzo prima di noi anche con Pfizer, perché la loro approvazione per, diciamo, ricerca... E ancora non ripetono. Milioni a settimana. È un numero spaventoso, diciamo... anche se rapportato alla popolazione indiana che, come dicevo poc'anzi, è superiore al miliardo di abitanti. Quello che è sconvolgente è il numero di decessi che osserviamo ogni giorno. È chiaro che la variante indiana ha verosimilmente, io lo dico guardando i dati, una diffusibilità maggiore, non so se è una mortalità maggiore, ma è chiaro che se infetta più persone, persone rischiano, certo. Peraltro persone che magari sono lontane dai centri abitati o lontane da ospedali che possono assisterle, e fa male vedere delle scene che sono da film, cioè persone che vengono cremate nelle strade perché non vi è altra possibilità. Quello dicevo poc'anzi, dobbiamo aiutare questi stati che hanno un elevato numero di abitanti aiutandoli con vaccini, altrimenti avremo sempre dei serbatoi. Al momento così, in tutte le forme in cui si può, è evidente. Però questo è un serio problema per il futuro che determinerà diciamo, la presenza di questo virus molto a lungo nel nostro pianeta. Cioè dobbiamo raggiungere ogni parte del mondo e portare lì. Beh, ma soprattutto adesso in India hanno bisogno di aiuti. Ma lì il problema è terapie intensive, ossigeno. Cioè credo il professor Richeldi potrà, che ha parlato con i suoi colleghi. Cosa ha edificato in questi mesi? La tragedia vera, perché insomma questa ondata seconda, terza, non so manco io più come chiamarla, ha fatto tante vittime, perché noi ancora oggi sono un po' calati i decessi,
ma sono sempre sui 300 al giorno, ne abbiamo avuti 400, 500, per cui è chiaro secondo me che proprio la sensibilità di ognuno di noi, cioè la paura in noi c'è, per cui è importante quello che ha detto il direttore, no? Cioè c'è una presa di coscienza, ognuno di noi ha perso qualcuno, ognuno di noi. È un capitale civico inizialmente notato in Lombardia, Bergamo, Alzano, Nembro, che sono state le popolazioni in assoluto più colpite durante la prima fase della pandemia, che hanno sofferto, e lì questo capitale civico ha determinato con la seconda e anche con la terza ondata un contenimento, perché erano tutti molto più ligi, molto più controllati nelle loro azioni. Quello che dice il direttore Sallusti oggi è pressoché ovunque in Italia. Dobbiamo però stare attenti a quelle occasioni di allentamento di queste norme, che purtroppo vi sono, perché anch'io oggi venendo qui ho notato, diciamo, alcune aree di Roma dove diciamo erano un po' troppo libere. Oggi c'era però molta gente. Sì, libere nel senso che, sì, attenzione, libere, sì, nel senso che erano vicini senza mascherine, non, sì, perché stavano mangiando un gelato, ma perché erano, cioè, questa libertà riacquistata. Attenzione, giusta la libertà, ma attenzione, continuiamo a rispettare le regole, perché quello che ci deve far un po' più paura è che ancora la vaccinazione non è completata, c'è un rischio varianti, certo, e le cose stanno andando bene, cioè oggi Sallusti è potuto migrare da un'altra parte per il weekend, ognuno di noi può farlo, ma attenzione, perché diciamo vogliamo mantenere questo, non la vogliamo far passi indietro. Noi siamo responsabili, dai. Ieri però la voglia di uscire un attimo c'è. Ieri a Roma pioveva, c'era un tempaccio, brutto tempo, io vedevo le persone al ristorante all'aperto con gli ombrelli, che mangiavano con l'ombrello, cioè tanta veramente la voglia poi di ritornare a un po' di normalità. Noi davamo tutto per scontato, adesso non ci rendiamo conto che soltanto andarci a mangiare una pizza con la nostra famiglia è un regalo, io la vivo così. Io ancora, quanto tempo ha? Un minuto? Allora, un minuto per darci un po' di positività, dai, ministro. Io, i mesi che verranno, i vaccini vanno avanti, 1 milione al giorno, speriamo di raggiungerlo, per cui veramente l'estate che ci aspetta, perché questa è la cosa, insomma, noi vogliamo tutti andare un po' in vacanza, no? Parliamo ad agosto, il mese di agosto. Lei non è che c'ha la palla di vetro e mi deve dire guarda Mara, ad agosto poi fa quello, non è che ti chiedo questo, non sei il mago Telma. Ma ti chiedo, per fortuna. Allora, siamo a sto ultimo miglio. Abbiamo sempre, allora, qui parliamo da settimane, manca miglio. Sto miglio, quanto deve durare? Non se ne può più. Però nelle ultime settimane abbiamo sempre azzeccato, sì, quello che... Beh, no. Io credo che arriveremo all'inizio dell'estate con la totalità delle persone che desiderano vaccinarsi, esclusi coloro sotto i 16 anni, che sono circa 9 milioni, sì, di italiani, che hanno fatto almeno la prima dose di vaccino, e quindi molti completeranno al termine dell'estate o i primi dell'autunno. Il che significa avere la popolazione protetta e osservare quello che sta osservando l'Inghilterra, anzi questo lo osserveremo già credo dalla fine del mese. Significa maggiore libertà, così come abbiamo riaperto apriremo di più. Lei consiglia così... scusi se la interrompi, i viaggi all'estero per il mese di agosto? È bene fare le vacanze in Italia? Sincero? Così aiutiamo anche l'economia, sincero, nostra, visto che sono tutti, facciamo... in ginocchio. Poi non ho tempo, ma volevo sapere ad Albano come andava la sua struttura lì a Cellino, facciamo... perché lui è un imprenditore. Facciamo le vacanze in Italia. In Italia. Due ragioni. Uno, perché è molto più semplice controllarci. Esatto. Controllarci intendo dire tamponi, il nostro servizio sanitario è presente ovunque e lavora bene. Secondo, perché facciamo girare l'economia. Per cui italiana. Vacanze in Italia. Albano, tutti a Cellino, San Marco da te? Devo chiudere. L'idea è molto bella. Chiediamo il permesso al signor Covid e, okay, sentire cosa ne pensa lui. Io vengo. Giuro che sto preparando un funerale.
Sto preparando la festa del funerale del Covid. Ok, vediamo. Ho già tutti preparato una bara con scritto su coronavirus e Covid, data di nascita, aspetto la sua data di morte e faremo una festa di 5 giorni. Una fossa profonda tra grazie metri a tutti, e grazie a Giovanna, Alessandro. Guarda, ad Albano, grazie. Un bacino al piccolino appena nato. A presto. Ciao Albano, grazie Richeldi.